le immagini. Roger De Vlaeminck ha dunque vinto la 69esima edizione della Milano-Sanremo. Si può dire che l'ha rivinta dal momento che De Vlaeminck si era imposto anche nell'edizione di 5 anni fa, nel 1973, in circostanze più o meno analoghe a quelle di oggi. Allora il battuto fu Vilmo Francioni. Anche allora il gruppo arrivò con un ritardo di una ventina di secondi, come è successo oggi. L'episodio centrale, determinante, lo state seguendo in queste immagini, è stato quando a circa 20 km dalla conclusione è scattato Antonini. Sulla scia di Antonini si è portato subito Saronni e sulla scia di Saronni si è portato Roger De Vlaeminck e il francese Hésard, che è stato uno dei protagonisti più sfortunati dal momento che proprio nei chilometri conclusivi è stato vittima di una foratura e quindi non ha potuto partecipare allo sprint conclusivo. Come vedete, Giuseppe Saronni si è incaricato di sopportare il peso maggiore di tutta quanta la fuga per evitare il ricongiungimento col gruppo. Questo naturalmente ha favorito De Vlaeminck, che in volata, rispondendo allo sprint di Antonini, si è imposto abbastanza facilmente. Secondo è Saronni, terzo è giunto Antonini, poi il francese Hésard a 16 secondi, mentre il gruppo giunto a 21 secondi è stato regolato in volata da Rick Van Linden davanti a Francesco Moser, Delcroix, Dirix e Plancard. Ecco l'arrivo del gruppo con la volata vinta da Van Linden davanti al campione del mondo Francesco Moser.